Buonasera a tutti, ben arrivati. Vi invito a prendere posto perché possiamo incominciare la serata. Parto con un breve pensiero e poi il mio dovere è di dare il benvenuto a tutti e soprattutto alle autorità e un ringraziamento a chi ha permesso l'organizzazione della serata. Parto con un pensiero di un filosofo, politologo, urbanista, masmediologo, scomparso 3 anni or sono, francese, ma il padre era italiano, Paul Viridio. Ha un suo saggio tradotto in italiano come L'arte dell'accecamento. Il titolo francese è più eloquente, L'art à perte de vue, a perdita di vista. L'accusa è che noi anneghiamo nelle immagini. Eppure questo annegamento è una restrizione di campo. È come se avessimo il glaucoma. Ci manca la percezione della sconfinata realtà. Ci manca la lateralità della visione. E lo schermo, qualsiasi esso sia, rimpiazza l'orizzonte. Questa accusa è accompagnata da una cura. Occorre battersi per il ritorno al verbo, alla parola. La politica, il politico è fondato sulla parola, sul verbo. È sempre stato così. Abbiamo bisogno dunque di far risuscitare il verbo. E io lo dico in questo Duomo dove spesso celebriamo la parola, quella della rivelazione. E anche lì sperimentiamo la realtà della anastasi, della parola. E questa parola non sconfigge l'immagine, ma l'approfondisce, la rende un simbolo per la nostra vita. Tocca a noi far vincere questa parola. E io sono certo che queste 50 serate, distribuite in 10 settimane, nei 100 canti di Dante con la Divina Commedia, avranno proprio questa cura per tutti noi, fare in modo che la parola poetica diventi un verbo risuscitato, che ci fa riflettere, che ci fa passare in questo viaggio della vita, dall'inferno dell'incomunicabilità all'orizzonte del paradiso. E l'augurio che faccio è anzitutto, devo dire, il mio saluto anche agli assenti, perché non potendo venire, ovviamente per altri impegni più gravi, saluto Sua Eccellenza Monsignor Arcivescovo, Monsignor Delpini, che è impegnato questa sera con i diaconi in preparazione della prossima ordinazione presbiterale, e anche il nostro sindaco di Milano. Purtroppo all'ultimo momento si è per lui presentata un'urgenza. Saluto però chi rappresenta gli uni e gli altri. Qui alla destra abbiamo il nostro venerando capitolo metropolitano che mi ha appoggiato e ha sostenuto questo progetto. Molti hanno voluto essere presenti, soprattutto questa sera, li ringrazio. E poi do il benvenuto al signor prefetto, il dottor Renato Saccone, che in queste occasioni non manca mai di essere presente. Benvenuto anche all'assessore per la cultura della nostra regione, il dottor Stefano Bruno Galli,
in rappresentanza del Presidente della Regione. Benvenuto anche al Sindaco di Ravenna, che rappresenta tutta la categoria dei sindaci, Michele De Pascale, la città dove Dante è sepolto, anche il Sindaco di Firenze, il Dottor Nardella, avrebbe desiderato essere qui, anzi ha mandato una lettera di caloroso augurio per la nostra iniziativa, purtroppo anche lui impossibilitato ad essere. E poi faccio tanti ringraziamenti perché questo che stiamo iniziando è davvero un evento reso possibile con tanti aiuti e complementi di specializzazione, di mezzi, di capacità artistiche. Un grazie particolare lo faremo soprattutto al termine di tutta la nostra serie di eventi al professor Massimiliano Finazzer Flori, che fin dall'inizio ha voluto questo che stiamo iniziando e l'abbiamo portato a compimento superando tante difficoltà. Poi ringrazio la veneranda fabbrica del Duomo nella persona del presidente che è qui davanti, il dottor Fedele Confalonieri e alcuni dei membri del consiglio di amministrazione stanno a rappresentare tutte le maestranze che hanno curato con competenza e davvero con dedizione l'allestimento di questi eventi. Ringrazio la veneranda biblioteca ambrosiana, qui rappresentata dal suo prefetto, Monsignor Marco Ballarini. Ringrazio lui, che pure farà una lectio magistralis in apertura della Cantica del Purgatorio, e ringrazio il Collegio dei Dottori in lui. Un grazie ai due sponsor che hanno permesso la realizzazione di questo evento: Banca Intesa San Paolo, lo sponsor principale, e poi il secondo sponsor, Retelit Digital Services, che è intervenuta a rendere possibile anche la trasmissione in streaming di tutta la serata che si prolunga per 50 sere. Da ultimo, per calore e per affetto, il grazie e il benvenuto è per tutti voi che siete qui presenti. A tutti voi che siete qui avete immediatamente colmato il numero di presenze possibili, date le ristrettezze antipandemiche che conosciamo bene. Bentrovati a tutti coloro che ci stanno seguendo sul canale 195 di Chiesa TV e sulle dirette streaming oppure sui podcast dei canali social del Duomo. A tutti, grazie. Sarà un evento grandioso se davvero la lettura comune ci riporterà a quelle radici che nel 1418, andate a rileggervi quell'anno turbolento ma di primavera del mondo occidentale, ha visto Papa Martino V qui presente a consacrare per la prima volta l'altare del Duomo, ma ha visto anche la veneranda fabbrica qualche anno dopo l'invito di Fra Boccaccio a leggere, a fare una lectura Dantis per la città di Milano e così raccogliere fondi per l'Erigento Duomo, che pressappoco era arrivato in quel momento a poco più della metà del transetto, del presbiterio che sta alle mie spalle. Quindi era appena iniziata la costruzione. Noi idealmente abbiamo voluto a tutti i costi fare questa lettura qui in Duomo per dire che i figli sono come i padri, efficaci nel costruire le cose giuste al momento giusto, ma soprattutto fedeli all'anastasi del verbo, della parola.
Allora do subito la parola a questo punto al professor Massimo Cacciari. Non sapevo di doverlo presentare, lo presento però perché è tanto conosciuto che non ha bisogno di presentazione. La sua lectio magistralis di questa sera serve ad introdurci alla comprensione dell'inferno, la prima delle cantiche della Divina Commedia. Introdurrò l'inferno con alcune riflessioni di carattere generale, visto che questo è il primo incontro. Vorrei sottolineare anzitutto la straordinarietà dell'esperienza dantesca. Assolutamente non va letta come un'esperienza di fantasia o di immaginazione. Tutti i grandi interpreti di Dante, del pensiero di Dante, oltre che della poesia, da Giovanni Gentile a Buonaiuti, a Tullio Gregori, hanno sottolineato a Bruno Nardi, hanno sottolineato il modo anzitutto in cui Dante va letto. Dante va letto come un profeta. Dante si sente profeta e sente la sua opera come un'opera di profezia. Il linguaggio biblico che trabocca dai versi danteschi ha questo preciso significato. La poesia è il linguaggio della profezia. E qui viene una differenza immensa con il pensiero medievale precedente e con lo stesso Tommaso. Dante, all'inizio del suo viaggio, come sapete, ha un dubbio a questo proposito. Quando Virgilio lo invita a seguirlo, dice: «Ma io come faccio a seguirti? Io non sono Enea, io non Paolo sono». E sembra un dire di modestia, non lo è. Dante, nella sua esperienza, è più di Paolo e di Enea, perché combina l'ascesa di Paolo, il raptus Pauli, anabasi, alla discesa all'Ade di Enea, alla catabasi. È più di Enea. Dante ha una straordinaria coscienza di sé, una coscienza di sé così piena, così prepotente, da non avere alcun parallelo, alcun paragone nella letteratura europea fino allora, ma anche poi. Così va letto Dante, l'audacia, il tutto osare di Dante, che ricorre continuamente nelle cantiche della commedia. Il parallelo continuo con le grandi imprese, anche mitiche, gli argonauti, questo ricorso continuo a immagini di audacia, il mare che tento non è mai stato tentato, questo pelago è inaudito. Dante va letto così, assumendone in pieno la straordinarietà dell'esperienza, l'immodestia anche dell'esperienza. Non avevano tutti i torti tanti contemporanei ad accusarlo di questo, non c'è dubbio alcuno. È una personalità straripante Dante, un profeta. Se non lo leggiamo così, ne perdiamo tutto il sapore. In che cosa consiste la sua profezia? È una profezia che è insieme politica e religiosa. Politica e religiosa, le due dimensioni sono inseparabili. La trista aiuola dove viviamo passa una situazione che per Dante è intollerabile. Badate, Dante è tutto figura, è tutta concretezza Dante. La situazione non è una situazione generale, non c'è un contemptus mundi generale, è questa situazione storica determinata, questa storia che è trista per Dante,
che va riformata completamente per il profeta Dante. Questo vale per tutte le cantiche, non soltanto per l'inferno. Che sciocchezza, no? Quell'interpretazione che vedono l'inferno come la cantica della figura concreta, mentre in paradiso ci sarebbe l'idea. Niente affatto, il paradiso è abitato da figure altrettanto e più concrete che di quelle che abitano nell'inferno. Basta pensare alla figura di Pietro nel paradiso, di cui verrò ora. Quindi la profezia di Dante è una profezia politica e religiosa insieme. Il destino di questa trista aiuola che abitiamo non è salvabile se la dimensione politica da un lato e la dimensione spirituale dall'altro non si riformano entrambe e non si accordano, non nel fare sintesi, non nel diventare uno, assolutamente no, rimanendo distinti, ma ognuno facendo e svolgendo la sua missione. Se ognuno svolge, se questi due soli svolgono la loro missione, allora soltanto si può dare salvezza. Non basta che uno la svolga se non la svolge l'altro. Non c'è nessuna indifferenza per Dante, non c'è nulla a che vedere con le nostre idee di una divisione tra religioso e spirituale. Entrambi, e tra religioso, spirituale e politico, entrambe le dimensioni hanno bisogno di essere radicalmente riformate se vogliamo che la storia, il mondo si salvi. Sono due i soli, ma è la loro concordia che salva, e la loro concordia nasce spontanea e naturale se ognuno svolge la sua missione. Cioè, se l'impero, la dimensione politica fondamentale di Dante, l'impero, che non è un'unità astratta, è unus ex pluribus, secondo il modello romano, perché l'impero romano era un impero federato di più unità, di più nazioni, di più lingue. Questa è la grandezza dell'impero romano che Dante sottolinea costantemente. E dall'altro, appunto, la Chiesa, la riforma della Chiesa, su cui adesso torneremo. Entrambe sono necessarie. Entrambi i soli devono tornare a brillare, a splendere, se si vuole che il mondo esca dalla sua decadenza, che è una decadenza tremenda per Dante. Le pagine di Dante che denunciano la decadenza del suo mondo, sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista religioso, riempiono, come tutti sanno, tutta l'esperienza che Dante compie nel suo viaggio o nel suo pellegrinaggio. Ma vive anche pienamente la speranza fin dall'inizio. È Virgilio addirittura, attenzione, è Virgilio che pronuncia la prima profezia. Il mondo attraversa questa epoca di tremenda decadenza e dell'impero e della Chiesa, ma verrà il veltro. Profezia gioachimita, ma attenzione, messa in bocca a Virgilio, cioè alla ragione, cioè eminentemente quindi è profezia politica quella del veltro. Quella del veltro è eminentemente profezia politica. E cosa farà il veltro? Caccerà le fiere che le figure dell'inferno poi faranno vivere nella loro pienezza storica, le fiere della lussuria, della superbia, dell'avarizia in particolare, la maledetta lupa, la peggiore delle bestie, l'avarizia. Immagine della pleonexia aristotelica, il volere sempre di più, la bramosia, la voglia che nessun pasto soddisfa, la bestia che dopo il pasto ha più fame che prima, quella lupa che ha occupato anche la soglia di Pietro, l'invettiva del 27 del Paradiso, messa in bocca a Dante, a Pietro, che Dante mette in bocca a Pietro, dopo aver sostenuto l'esame, il grande esame che gli permette a Dante di entrare nell'Empireo, l'invettiva di Pietro
conclude i grandi episodi. L'invettiva contro quelli che usurpa in terra il luogo mio, il luogo mio, il luogo mio, lo ripete 3 volte, che vaca nella presenza del figliol di Dio, fatto ha del cimitero mio cloaca del sangue e della puzza, onde il perverso che cadde di quassù laggiù si placa. In veste di pastori, lupi, rapaci si veggon di quassù per tutti i paschi. È Pietro che parla nel 27 del Paradiso e conclude: «O difesa di Dio, perché pur giaci?» Pietro che, diciamo, si rivolge a Dio: «O difesa di Dio, perché pur giaci?» al culmine del Paradiso. Questo è Dante. Ma Dante continua a sperare: «L'alta provvidenza soccorrerà». È certo di questo. Soccorrerà come ha soccorso con Scipio Roma ad Annibale. I continui incredibili paralleli che Dante compie tra le vicende della cristianità e le vicende dell'impero romano. Qui, appunto, l'alta provvidenza, la stessa alta provvidenza ha difeso Roma da Annibale e difenderà dai lupi rapaci la tomba di Pietro. La salvezza in terra è una e viene da riforma politica, il veltro, e da riforma della Chiesa. La riforma politica ha luogo sotto il segno dell'impero, sotto il segno di Roma, non di un impero totalitario, è chiaro? Impero come federazione di molti in uno, concordia, il grande simbolo della concordia, molti uniti da un cuore, da una intenzione, da un destino. E la Chiesa, sotto che segno la riforma della Chiesa? È chiarissimo sotto che segno per Dante la riforma della Chiesa deve avvenire. Non tanto sotto un segno profetico gioachimita, che pure in Dante è presente, ma sotto il segno di Francesco. Non c'è dubbio alcuno, il santo di Dante è Francesco. Nei grandi canti centrali del Paradiso, nel Cielo del Sole, Francesco è sì cantato da Tommaso Domenicano insieme a Domenico, cantato da Bonaventura, questo scambio, per sottolineare l'unità che i grandi ordini predicatori devono finalmente realizzare. Quindi sì, c'è questo scambio quasi paritario, ma non lo è, perché l'Oriente è Francesco, Assisi è l'Oriente, Francesco solo è colui che sposa povertà, quella donna che è stata con crocefissa, l'unica donna salita sulla croce è povertà. Anche Maria rimase giuso, solo ella con Cristo pianse sulla croce povertà, e Francesco è lo sposo di povertà, quindi è il perfetto imitatore di Cristo. Quindi la riforma della Chiesa deve avvenire sotto segno di francescano, come la riforma politica deve avvenire sotto il segno dell'impero, nel senso che ho brevemente, ovviamente, spiegato. Se non avverrà questa concordia politico-religiosa sotto questo duplice segno, non vi sarà libertà. Il poema, come tutti sanno, tratta del passaggio da servitù a libertate. Tu mi hai di servo tratto in libertate, no? È l'apostrofo di Dante a Beatrice. Questa libertà è raggiungibile soltanto se quelle due riforme di cui ho parlato e che sono al centro della concezione, del pensiero e della profezia di Dante si realizzano concordano. La libertà.
grande tema centrale in Dante, nel canto centrale della commedia, nel Purgatorio, il canto proprio di mezzo della commedia tratta di questo argomento, la libertà. Che cos'è la libertà? Che Dante, di cui Dante apprende il valore lungo tutto il suo viaggio. La libertà è il maggior dono che Dio per sua larghezza fece creando, e alla sua bontate il più conformato, e quel che i più apprezza fu della volontà la libertate, il maggior dono di Dio. E quello che lui più apprezza nella creatura, l'essere libero. Paradiso, quinto, ma poi è un tema che ricorre anche altrove. Questo dono sigilla la nostra intelligenza. Noi non soggiacciamo alle stelle e ai cieli. Quelli possono inclinare il nostro carattere, non determinarlo. La volontà, pensata da Dante, a volte assume toni quasi di incondizionatezza. La volontà, se vuole, non s'ammorza, dice. Se voglio, la volontà non cede mai, non si ammolla mai. La forza della volontà, di nuovo quel parallelo tra Roma e la cristianità di cui prima parlavo, la forza della volontà tenne Lorenzo, San Lorenzo, in sulla grata e fece Muzio alla sua man severo. Il parallelo. Come Lorenzo, il martire cristiano, per la forza della volontà è stato fermo sulla grata del martirio, così Muzio Scevola è stato severo con la sua mano e l'ha tenuta sul fuoco. Voglia assoluta non consente al danno. Questo elogio della libertà della volontà ha una forza che non ha assolutamente parallelo né nella letteratura né nel pensiero dell'epoca. E preannuncia grandi temi dell'umanesimo successivo. Che cos'è che ci disfranca? Che cos'è che ci fa perdere questo dono divino, il massimo dono divino? Il peccato, l'avarizia, l'invidia, la lussuria ci fa perdere questo dono divino. Solo il peccato disfranca. E Dante aveva perduto la sua libertà. Ecco l'inizio dell'inferno, no? Aveva perduto la sua libertà, si era ritrovato nella selva, si era smarrito nella fiumana delle sue passioni, ove il mar non avanto. No? La fiumana delle passioni è più forte ancora del mare, della potenza del mare. Dante aveva perduto la via che conduce a salvezza, era smarrita. Anzi, Beatrice stessa, no? Primi canti che sentiremo oggi, stasera, Beatrice stessa temeva che l'amico mio e non della ventura, che è il suo amico, amico suo e non della fortuna, e non amico a caso, si fosse già smarrito, dice Beatrice, temeva non si sia già smarrito, che io mi sia tardi al soccorso levata. Quindi Dante si era proprio disfrancato. E qui il problema colossale che emerge già dai primi canti, il problema filosofico, teologico, e che costituisce il dramma anche del grande poema, della grande commedia. Colossale problema. Se Dante era così dentro la selva oscura, per quale merito? Per quale merito?
è stato salvato? Che cosa l'ha eletto? Perché lui può pensare di essere exemplum paradigmatico di questo pellegrinaggio del cristiano e dell'uomo? Il poema non ci dice nulla a questo proposito, se ci pensiamo bene. Quello che è certo è che per conto suo Dante non si sarebbe salvato. È una grazia che l'ha benedetto. L'amore si è mosso e l'ha salvato. Quale amore? L'amore delle tre donne che vengono citate nei primi canti, appunto. Nell'ordine Maria, Lucia e Beatrice. L'ordine è importante, è una gerarchia. Maria cosa significa? Maria significa questo teologicamente. Significa che regnum celorum, violenza pate, da caldo amore e da viva speranza che vince la divina volontate. Maria significa che l'amore vince. La misericordia d'amore vince la stessa giustizia divina. Amore tutto vince, Theos agape. Questo significa Maria. Maria significa l'amore che vince tutto nel cuore del divino, nel cuore dell'economia divina. Questo teologicamente significa Maria. Lucia è colei che illumina. È colei che fa vedere, sono gli occhi. E Beatrice sta presso Rachele, ci dice Dante, che è simbolo della contemplazione, ma Beatrice è molto più che simbolo della contemplazione. Beatrice è la guida di Dante al paradiso terrestre, alla fine del purgatorio. Paradiso terrestre, perché l'impero ha come missione la realizzazione del paradiso terrestre, nel senso letterale del termine. C'è un paradiso in terra da realizzare, vincendo lussuria, avarizia, invidia. C'è un paradiso in terra da realizzare. E Beatrice guida a quel paradiso. Qui c'è un grande problema di confronto col monarchia di Dante, perché la concezione politica della commedia è diversa da quella, in questo è diversa e va distinta da quella del monarchia di Dante. Ma qui nella commedia è Beatrice la guida allo stesso paradiso terrestre, non Virgilio, non la ragione. Virgilio si arresta prima e consegna il pellegrino alla guida di Beatrice. Quindi Maria, l'amore, primo, muove, chiama Lucia e Lucia chiama Beatrice. E Beatrice dove va? Da Virgilio, che stava nel suo castello degli spiriti eletti, e gli dice di muoversi perché il suo amico, amico suo, e non dell'avventura, sta lì, è smarrito, si è disfrancato. Quindi grazia, quale merito a Dante? Che merito a Dante? C'è qualche merito? Perché Dante? Forse perché ha cantato la donna gentile? Forse per il valore della sua intelligenza? No. Non è questo. L'unica spiegazione, io credo, è perché piange nella selva e combatte le lacrime di Pietro. Piange nella selva, si scontra con le fiere, anche se non può da sé vincerle. Vede quanto è dura questa selva selvaggia, è aspra e forte. Ne prova l'amarezza,
non ha meriti se non la sua angoscia, angoscia. È l'angoscia per il peccato che chiama le donne, che invoca l'intervento dell'amore. È l'angoscia del peccatore che muove l'amore divino, non meriti, nessun merito intellettuale o altro, ma il suo pianto. Soffoca Dante lì nella selva, e questo ascoltano le donne, questo ascolta l'amore. L'amore, non Virgilio. Virgilio di Dante non se ne sarebbe neppure accorto. L'amore, non la ragione, l'amore. Dante interviene perché è pregato da Beatrice, ma lui sarebbe stato tranquillo, sedato lì. La ragione di per sé non muove, la ragione muove quando è mossa d'amore. Questo è importantissimo da capire. È una grazia, è un intervento di grazia, ma non di grazia gratuita, cioè irragionevole. Perché quello che la grazia provoca ad intervenire è la situazione di questo peccatore, certo totalmente disfrancato nel mezzo della selva oscura, di per sé non sarebbe riuscito ad uscirne, ma sente angoscia per questa sua situazione, soffoca in questa sua situazione. E allora ecco che l'amore lo trae a sé, la donna lo trae a sé. Dante è eletto per indicare la via che l'uomo può percorrere, tutto, ogni uomo, e la sua volontà è libera. Era libera anche prima, anche quando si era disfrancato era libera. Ma non ti salvi da quella situazione senza quella, per Dante, senza questo intervento di grazia, che indica la natura essenziale del suo Dio, Theos Agape. Non può procedere da solo alla salvezza, deve essere guidato. Il prigioniero di Platone, ricorderà qualcuno, no? Nel fondo della caverna si libera da solo e procede verso il sole da solo. No, il cristiano non lo può. Non ha questa superbia il cristiano di poter procedere alla salvezza da solo. Deve essere guidato, accompagnato, educato. E però questo viaggio non avrebbe luogo se lui non acconsentisse all'amore e alla grazia che interviene. Gli dice di sì, accoglie questo sovrannaturale divino aiuto. Senza l'amore delle donne, e ripeto, Virgilio nulla avrebbe potuto per conto suo, l'intelligenza, la sapienza, il maestro classico non sente il pianto di Dante, non ne conosce l'angoscia. Dante ci dice che al cristiano questo è concesso. È concesso se sente fino in fondo angoscia per la propria situazione, è concesso sperare questo intervento che lo sovrumana, termine dantesco, sovrumanarsi, sormontare la propria stessa virtù. Torneranno costantemente questi neologismi danteschi nello spiegare la straordinarietà del suo itinerario. Lui peccatore, lui smarrito, è soccorso, ma dice di sì al soccorso, ma dice di sì alla grazia, l'accoglie. Accoglie Virgilio, superati i primi dubbi, lo accoglie con gioia e poi accoglie con ancora più riconoscenza Beatrice e poi Bernardo. Non odi tu la pietà del suo pianto, dice Lucia Beatrice,
non odi il suo pianto. Questo la grazia ascolta, ma non vi è alcuna possibilità di pellegrinaggio, di cammino, di ascesa, di anabasi, di anastasi, come prima si diceva, di resurrezione, se non dici sì, se la tua libertà non accoglie questa grazia. Dante l'accoglie e allora si apre la via. Amore tutto muove e tutto vince. Amore perdona tutto. Ma è un grande mistero qui, un grande problema. Se amore perdona tutto, tema fondamentale della commedia che si esprime nei termini più alti nel Paradiso, se perdona tutto, come ha perdonato Dante, e Dante è paradigma di questo amore che perdona. Il grande mistero, che già allora molta teologia dibatteva e che secondo me rimane un grande mistero. Il grande mistero è che l'inferno duri. Questa grande speranza di Dante che muove tutto il poema, questa grande speranza si scontra con le disperate grida che il pellegrino ascolta nell'inferno. La forza della speranza si abbatte, fa naufragio contro quella scritta: lasciate ogni speranza. Come si fa a lasciare ogni speranza se Theos è Agape? Se, come dice Dante nel Paradiso, la giustizia divina è vinta dall'amore e dalla misericordia. Perché non potrebbe accadere per tutti quello che è accaduto a Dante? Dante era disfrancato, il peccato l'aveva fatto perdere la libertà. Aveva smarrito quel dono divino e la grazia gliel'ha fatto recuperare. È necessaria l'angoscia, questo vuol dire Dante? Quindi quei peccatori che rimangono lì immersi nelle loro disperate grida non hanno pianto, non hanno sentito soffocarsi per il loro peccato, è questo che li condanna? La grazia viene soltanto per chi avverte fino in fondo l'angoscia della propria situazione e prega di essere liberato dal peccato che disfranca. Probabilmente questa è la strada che Dante ci indica: a consentire alla grazia, non essere vili alla sua chiamata, che significa affrontare le pene dell'inferno per passare alla libertà, affrontare la lotta col mondo del peccato. Quindi un pellegrinaggio di liberazione faticosa, quella che i primi canti dell'inferno introducono. E l'inferno che cos'è se non la rappresentazione di quei peccati che hanno fatto perdere la libertà? Il peccato di lussuria, a partire dal quinto canto, la superbia di Cavalcanti e di Ulisse, superba intellettuale, superbia che non muove amore. Tutte le figure che Dante incontrerà nell'inferno sono immagini di questi peccati che fanno perdere la libertà. Dante è stato liberato. Il suo merito qual è?
Dante sicuramente paradigma e modello di ogni cristiano. La sua avventura, il suo cammino vuole essere paradigmatica, non vi è alcun dubbio. È profeta nel senso che dice a tutti che quel cammino è possibile. Grazia. Ma che alla grazia occorre corrispondere. Il suo cammino dice che occorre sperare questo, perché l'amore divino è ogni misericordia e vince la stessa giustizia, come esempi del paradiso stanno lì a testimoniare. Ma non per tutti parrebbe, lasciate ogni speranza voi che entrate. Perché non per tutti? Che cosa distingue Dante nella selva smarrita dalle disperate grida? A mio avviso soltanto quello, che a un certo punto ci si sente nella selva, ci si sente smarriti, non si è in grado di uscirne per conto proprio, con le proprie sole forze, però l'angoscia soffoca. E allora c'è chi ode il pianto, e viene in nostro soccorso e ci chiede di ascoltare questa grazia. E se noi siamo in grado di ascoltare questa grazia, allora possiamo cominciare il cammino, possiamo cominciare il pellegrinaggio difficile, arduo, doloroso, faticoso. Quante volte Dante cade come corpo morto cade, quante volte Virgilio deve soccorrerlo, spingerlo, spronarlo. Il viaggio è un viaggio vero, reale, niente di fantastico. È la fatica con cui Dante riacquista la sua libertà. Grazia, ma lui ha accolto questo invito della grazia, si è fatto accompagnare da essa, ha lasciato che quegli spiriti lo accompagnassero e per questo può giungere ad essere profeta. Attenzione, e chiudo, profeta. Guai a pensare che la commedia per Dante finisca con gli ultimi versi. Non si capisce assolutamente nulla della straordinarietà di quest'opera se la si intende come un tutto chiuso. Dante deve tornare lì tutta la commedia. Tu tornerai e dovrai predicare verbum e dovrai predicare tutto quello che hai visto. E quindi dopo aver lottato durante il tuo pellegrinaggio, lotterai ancora di più, lotterai al quadrato, tornato in terra, per convincere, per vincere i lupi rapaci di ogni genere, no? E convincere tutti della necessità della riforma politica e religiosa. Grazie. Aguzza qui, lettor, ben gli occhi al vero, che il velo è ora ben tanto sottile, certo che il trapassar dentro è leggero. Tutti possiamo, tutti dobbiamo leggere la Divina Commedia 4 volte. La leggiamo letteralmente, la leggiamo con le allegorie, similitudini, metafore, le forme retoriche, le figure. Dobbiamo leggere anche la Divina Commedia in chiave anagogica, sapere che nelle sue pieghe c'è un sovrasenso storico, sapere il rapporto tra la Divina Commedia e le Sacre Scritture, la Bibbia, il Cantico dei Cantici.
E poi bisogna leggere la Divina Commedia, è il viaggio del poeta pellegrino, sapendo che vi è anche una lettura morale di quell'esiliato, di quell'uomo esiliato, di quel fiorentino per nascita ma non per costumi, che non può tornare. Quindi quattro chiavi di lettura di un viaggio che per molti inizia il 25 marzo, per altri il 26 marzo, per altri ancora il 9 aprile, per tutti è il 1300, anno del Giubileo. E il viaggio dura una settimana, l'equinozio della primavera. Ma questo è il viaggio del pellegrino. Il viaggio dell'autore è iniziato nel 1304, forse nel 1307, e finisce in quel di Ravenna nel 1321. Noi da stasera non celebriamo soltanto la scomparsa che avverrà appunto il 14 settembre del 1321. Noi questa sera scopriamo che il personaggio Dante è vivo in noi, è parte di noi. Nel mezzo del cammin di nostra vita, questo nostra ci riguarda. Questa sera, molto brevemente, anzi per quanto concerne il primo canto, non serve nessuna introduzione. Massimo Cacciari ha già sottolineato gli aspetti più importanti degli incontri con le fiere e soprattutto ringrazio Massimo per il tema di Virgilio, a cui Dante profeta dalla voce per parlare del non di quel cane da caccia. Se caccia sia a certi corruttori di quel cristianesimo di cui parleremo in questi 50 giorni. Quindi prima del primo canto siamo accompagnati, introdotti anche dalla musica, con Bach, grazie a Simone Groppo, un preludio in re minore. Thank you.
Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. A quanto a dir qual era e cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura, tanto è amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben che ivi trovai, dirò delle altre cose che vi ho scorte. Io non so ben ridir come vi entrai, tanto era pien di sonno, a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi chi fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Allor fu la paura un poco queta che nel lago del cor m'era durata la notte chi passai con tanta pietà. E come quei che con lena affannata, uscito fuor del pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio, che ancor fuggiva, si volse arretro a rimirar lo passo che non lasciò già mai persona viva. E poiché posato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia diserta, sì che il piè fermo sempre era il più basso. Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, una lonza leggera e presta molto, che di pel macolato era coverta, e non mi si partia dinanzi al volto, anzi impediva tanto il mio cammino che io fui per ritornar più volte volto. Tempera, dal principio del mattino il sol montava in su con quelle stelle che erano con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle. Sì, che a ben sperar m'era cagione di quella fiera la gaeta pelle, l'ora del tempo e la dolce stagione. Ma non sì che paura non mi desse la vista che m'apparve di un leone, questi parea che contra me venisse con la testa alta e con rabbiosa fame, sì che parea che l'are ne tremesse. Ed una lupa che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza, e molte genti fe già viver grame. Questa mi porse tanto di gravezza con la paura che uscia di sua vista che io perdei la speranza dell'altezza. E quale quei che volentieri acquista e giugne il tempo che perderlo face, che in tutti i suoi pensier piange, s'attrista, tal mi fece la bestia senza pace, che venendomi incontro a poco
mi ripigneva là dove il sol tace. E mentre chi rovinava in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco. Quando vidi costui nel gran diserto, miserere di me, gridai a lui, qual che tu sì, o d'ombra, o d'omo certo. Risposimi, non omo, omo già fui. E i parenti miei fur lombardi, mantuani per patria, ambidui. Nacqui su Giulio ancor che fosse tardi, vissi a Roma sotto il buon Augusto, nel tempo degli dei falsi e bugiardi. Poeta fui e cantai di quel giusto figliuol d'Anchise che venne di Troia, poiché il superbo Ilion fu combusto. Ma tu, perché ritorni a tanta noia? Perché non sali il dilettoso monte che è principio e cagion di tanta gioia? Or se tu quel Virgilio e quella fonte che spandi di parlarsi largo fiume, risposi io con vergognosa fronte, o degli altri poeti onore e lume, vaglimi il lungo studio e il grande amore che mi ha fatto cercare lo tuo volume. Tu sei lo mio maestro e il mio autore. Tu sei solo colui da cui io tolsi lo bello stilo che mi ha fatto onore. Ma vedi la bestia per cui io mi volsi? Aiutimi da lei, famoso saggio, che ella mi fa tremar le vene e i polsi. A te convien tenere altro viaggio, rispose, poiché a lagrimar mi vide, se vuoi campare desto loco selvaggio, che questa bestia per la qual tu gride non lascia altrui passar per la sua via, ma tanto lo impedisce che l'uccide. E a natura sì malvagia e ria che mai non empie la bramosa voglia e dopo il pasto ha più fame che pria. Molti sono gli animali a cui si ammoglia e più saranno ancora, infin, che il veltro verrà e la farà morir con doglia. Questi non ciberà terra né peltro, ma sapienza, amore e virtute, e sua nazione sarà tra feltro e feltro. Di quell'umile Italia fia salute, per cui morì la vergine Camilla, e Euriolo e Turno e Niso di ferute. Questi la caccerà per ogni villa finché l'avrà rimessa nell'inferno la onde invidia prima di partirla. Ond'io per lo tuo me penso e discerno che tu mi segui e io sarò tua guida e trarrotti di qui per loco eterno ove udirai le disperate strida e vedrai gli antichi spiriti dolenti che alla seconda morte ciascun grida e vederai color che son contenti nel fuoco perché speran di venire quando che sia alle beate genti alle quai poi se tu vorrai salire. Anima fia ciò più di me degna, con lei ti lascerò.
nel mio partire, che quello imperador che lassù regna, per chi fu ribellante alla sua legge, non vuol che in sua città per me si vegna. In tutte parti impera e qui vi regge, qui vi è la sua città e l'alto seggio. Felice colui cui vi elegge. E io a lui, poeta, io ti richeggio per quello Dio che tu non conoscesti, a ciò che io fugga questo male e peggio, che tu mi meni là dove or dicesti, sì che io veggia la porta di San Pietro e color cui tu fai cotanto mesti. Allor si mosse e io li tenni dietro. Per le note di questa commedia, lettor, ti giuro, e per le note di questa tempesta di Giovanni Solima,
una tempesta che poi più avanti, nei prossimi giorni, sentiremo divenire bufera, quando saremo all'inferno, perché noi non siamo, come noto, all'inferno. Siamo nell'antinferno questa sera, col primo e secondo canto. Domani ci muoveremo in un'altra direzione, nel vestibolo, nel primo cerchio, nel limbo. Brevissima introduzione, anche perché prima è stato già detto tutto è così bene in ordine alle tre figure, a quella di Beatrice che appare nel secondo canto, alla figura della Vergine Maria, alla figura di Santa Lucia, Lucia martire, Lucia di Siracusa, Lucia protettrice degli occhi. Col termine occorrenze si indica la frequenza di un termine all'interno di un'opera, una frequenza, se volete, fredda, statistica, ma la statistica non è affatto fredda. Se la rapportiamo all'uomo, ebbene, per più di 200 volte, credo 212, occhi, la vista appare nel viaggio della Divina Commedia, soprattutto nel Purgatorio e nel Paradiso. E quindi è interessante questa figura di Lucia, come è interessante a mio avviso in questo secondo canto che vi prego di tornare a leggere, come ha accennato bene Cacciari, anche il dialogo che il nostro regista, il nostro autore Dante offre tra Virgilio e Beatrice. È un dialogo teologico, Virgilio si chiede come sia possibile che questo in qualche modo avvenga, insomma. Pone delle questioni a coloro che andranno a soccorrere il nostro Dante, che piange, che è debole, ma poi sappiamo tornerà al primo proposto. Dunque, ancora un ultimo intervento musicale prima della lettura del secondo canto. Ritorniamo a Bach, ritorniamo a un preludio, questa volta in sol maggiore.
Lo giorno se ne andava e l'aere bruno toglieva gli animai che sono in terra dalle fatiche loro. E io, sol uno, m'apparecchiava a sostener la guerra, sì del cammino e sì della pietate, che ritrarrà la mente che non erra. O muse, o alto ingegno, or mi aiutate, o mente che scrivesti ciò che io vidi, qui si parrà la tua nobilitate. Io cominciai, poeta che mi guidi, guarda la mia virtù se l'è possente, prima che all'alto passo tu mi fidi. Tu dici che di Silvio, il parente corruttibile ancora, ad immortale secolo andò e fu sensibilmente. Però se l'avversario d'ogni male cortese fu, pensando l'alto effetto ch'uscir dovea di lui, el chi e il quale non pare indegno ad uomo d'intelletto che fu dell'alma Roma e di suo impero nell'imperio ciel per padre eletto, la quale e il quale, a voler dire lo vero, fu stabilita per lo luogo santo, usiede il successor del maggior Piero. Per questa andata, onde li dai tu vanto, intese cose che furono cagioni di sua vittoria e del papale ammanto. Andovvi poi lo vas d'elezione per recarne conforto a quella fede che è principio alla via di salvazione. Ma io, perché venirvi? O chi concede? Io non Enea, io non Paolo sono, me degno ciò né io né altri il crede. Perché se del venire io mi abbandono, temo che l'avvenuta non sia folle. Se savio, intendi me, chi non ragiono. E quale quei che disvol ciò che volle e per nuovi pensier cangia proposta, sì che dal cominciar tutto si tolle. Tal mi feci io in quella oscura costa, perché pensando consumai la impresa che fu nel cominciar cotanto tosta. Sì, ho ben la parola tua intesa, rispose del magnanimo quell'ombra, l'anima tua è da viltade offesa, la qual molte fiate l'uomo ingombra, sì che d'orrata impresa lo rivolve come falso veder bestia quand'ombra. Da questo tema a ciò che tu ti solve dirotti perch'io venni e quel che io intesi nel primo punto che di te mi dolve. Io era tra color che son sospesi e donna mi chiamò beata e bella, tal che di comandare io la richiesi. Lucevan gli occhi suoi più che la stella e cominciommi a dir soave e piana con angelica voce in sua favella. O anima cortese mantoana, di cui la fama ancor nel mondo dura e durerà quanto il mondo lontana. L'amico mio e non dell'avventura nella diserta piaggia impedito sì nel cammin che voltè per paura e temo che non sia già sì smarrito
anch'io mi sia tardi al soccorso levata per quel ch'io di lui nel cielo udito. Or movi e con la tua parola ornata e con ciò che ha mestieri al suo campare l'aiuta, sì ch'io ne sia consolata. I son Beatrice che ti faccio andare. Vegno del loco ove tornar disio. Amor mi mosse che mi fa parlare, e quando sarò dinanzi al Signor mio, di te mi loderò sovente a lui. Tacette allora, e poi cominciai io. O donna di virtù sola, per cui l'umana spezie eccede ogni contento di quel ciel che a minor li cerchi sui, tanto m'aggrada il tuo comandamento che l'ubbidir, se già fosse, m'è tardi, e più non te vuò caprirmi il tuo talento. Ma dimmi, la cagione che non ti guardi dello scendere qua giuso in questo centro dell'ampio loco ove tornar tu ardi? Da che tu vuo saver cotanto adentro dirotti brievemente, mi rispose, perch'io non temo di venir qua entro. Temer si dè di sole quelle cose che hanno potenza di fare altrui male, delle altre no, che non son paurose. I son fatta da Dio, sua mercè, tale che la vostra miseria non mi tange, né fiamma d'este incendio non m'assale. Donna e gentil nel ciel, che si compiangi di questo impedimento, ov'io ti mando, sì che duro giudicio lassù frange. Questa chiese Lucia in suo dimando e disse: ora bisogno il tuo fedele di te, e io a te lo raccomando. Lucia, nemica di ciascun crudele, si mosse e venne al loco dove i era, che mi sedea con l'antica Rachele, e disse: Beatrice, loda di Dio vera, che non soccorri quei che t'amo tanto, che uscì per te della volgare schiera. Non odi tu la pietà del suo pianto? Non vedi tu la morte che il combatte sulla fiumana ove il mar non ha vanto? Al mondo non fur mai persone ratte a far lor proa, a fuggir lor danno, come io, dopo cotai parole fatte. E venni qua giù del mio beato scanno, fidandomi del tuo parlare onesto, che onora te e quei che udito l'hanno. Poscia che m'ebbe ragionato questo, gli occhi lucenti lagrimando volse, perché mi fece del venir più presto, e venni a te. Così com'è la volse, e dinanzi a quella fiera ti levai che debbe il monte il corto andar ti tolse. Dunque, che? Perché? Perché restai? Perché tanta viltà nel cuore allette? Perché ardire franchezza non hai, poscia che t'hai tre donne benedette?
mente curan di te nella corte del cielo e il mio parlar tanto ben ti promette. Quali fioretti dal notturno gelo, chinati e chiusi poiché il sol imbianca e si drizzan tutti aperti in loro stelo, tal mi feci io di mia virtude stanca e tanto buon ardire al cor mi corse, ch'io cominciai come persona franca. O pietosa, colei che mi soccorse, e te cortese, che ubbidisti tosto alle vere parole che ti porse, tu mai con desiderio il cor disposto, sia al venir con le parole tue, ch'io son tornato nel primo proposto. Or va, che un sol volere è d'ambedue, tu duca, tu signore e tu maestro. Così li dissi, e poi, che mosso fu, entrai per lo cammino alto e silvestro. Ci vediamo domani sera alle 18:30. Grazie. Grazie a tutti voi. Grazie davvero.